Guardate un po' che meraviglia! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È il primo legato a quello che è il mio orto per autoproduzione e, essendo primavera, non c'è niente di meglio che cominciare con delle belle fragole. Se avete visto il mio ultimo video, sapete che ho un piede rotto, non in maniera gravissima, per cui non riesco a fare tutto come vorrei. Le fragole me le ha recuperate il mio caro e bel paparino, mentre non andrò a piantarle nell'orto, in quello che dovrebbe essere il mio orto, ma userò dei vasi per appunto averle vicino all'entrata di casa. Mi sono organizzata così, qui vedete il mio bel piedone. Un secchiello con della terra recuperata anche questa dal mio compost e questo vaso grande qui mi farà da supporto per appunto i due vasi in cui andranno tre piantine di fragole ognuna. Ok ragazzi, passiamo alla parte più succosa del video. Vedete appunto mi sono preparata le fragole vicino. Ho inserito la terra nei vasi, vi ricordo che se dovete andarla a comprare preferite un terreno tendenzialmente acido per appunto le fragole. Io non sono andata a comprarla perché comunque sia ho il terriccio che mi deriva dal compost che ho appunto dietro casa, quindi ho usato appunto quello che è molto ricco di sostanze nutritive. In realtà questa qui che vedete è una sistemazione un pochino provvisoria perché comunque sia quando avrò l'orto e la possibilità di spostarmi per bene, appunto per via del piede, non posso farlo per il momento, le fragole verranno spostate nell'orto, quindi sono un pochino strettine. Considerate se dovete tenerle comunque in un balcone con dei vasi simili ai miei, mettetene un paio solo per vaso, quindi avrete tre vasi invece che due. Lasciategli quindi un pochino di respiro in più, sono un pochino strette effettivamente in questi vasi messe a 3 a 3. Una volta sistemate, appunto, ho finito di rinvasarle, le ho bagnate in modo tale che la terra si compatti e che le loro radici vengano appunto stimolate ad espandersi ed ecco appunto il risultato finito. Visto che comunque sia il periodo in cui le ho piantate, era un periodo comunque abbastanza ventoso, ancora adesso in realtà c'è parecchio vento, e c'era la possibilità di avere delle gelate notturne o comunque che le temperature scendessero anche abbastanza rispetto allo standard. Mi sono ingegnata per fargli una simil serra, una copertura in ogni caso, che andasse a proteggere un pochino le mie piantine appunto dalle intemperie. Non vi faccio vedere granché, l'ho fatta recuperando un pochino di cose, tra cui appunto degli stecchetti che trovate in genere sulle orchidee e un sacco di plastica di quelli dove è contenuto il pellet, l'ho semplicemente aperto e l'ho per l'appunto usato come copertura. È anche facile da rimuovere, durante la giornata quindi riesco a scoperchiare questa serra molto molto artigianale e a far prendere aria alle mie piantine, poi la sera cerco di ricoprirle appunto per evitare che prendano troppo freddo. Guardate un po' che meraviglia! Questa è la situazione dopo un mesetto. Qui appunto vedete le tre fragole del primo vaso, ce n'è ovviamente anche altre, sia qua in mezzo che qua dietro. E sul secondo vaso, guardate qui, questa qui è la prima che è uscita, qua sotto ce n'è altre e anche qua dietro. Qua dietro c'è ancora un fiore più qualche altra fragola che sta spuntando. Super soddisfatta per il momento del mio esperimento con le fragole. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato interessante ed utile. Nel caso lasciate un bel like e mi raccomando, se siete arrivati fin qui, commentate con l'emoji che comparirà qua sopra. Molti di voi guardano i miei video senza essere iscritti, quindi per rimanere sempre aggiornati e non perdervene neanche uno, vi invito ad iscrivervi attivando anche la campanella, in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Qui sotto in descrizione trovate link a tutti i miei social in cui seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!